Maglio Castagna, vice direttore artistico del Giffoni Festival. Un'esperienza importante arrivata alla 43ª edizione. Quali sono le novità di quest'anno? Ma la novità è che ancora una volta il festival si propone come un contenitore di tanti festival dentro di sé. È come se fosse una sorta di scatole cinesi che si vanno a scoprire volta per volta. Quindi la novità più forte probabilmente è proprio il mantenere lo spirito intatto dopo 43 anni, allo stesso tempo però trovare qualcosa di nuovo ogni volta, come per esempio i grandi ospiti del festival, la musica, il cinema che ogni anno in qualche modo cerca di rappresentare il panorama del mondo giovanile, visto da vari punti di vista. Infatti proprio il titolo di quest'anno è Forever Young. Qual è l'entusiasmo dei giovani verso e soprattutto dei più giovani, in questo caso per il Giffoni Festival? Ma un entusiasmo palpabile, fortissimo, si può vedere anche qui stasera nei tempi di Pelmstum, dove più di 200 ragazzi sono venuti soltanto per assistere ad una dimostrazione del programma, fondamentalmente uno spettacolo che in qualche modo parla del programma. È un entusiasmo che per loro diventa addirittura occasione di vita. Per molti di questi ragazzi che ci scrivono spesso, il Giffoni Film Festival è un punto di snodo fondamentale nella loro vita. Addirittura molti di loro dicono che il festival in qualche modo diventa una strada attraverso la quale cambiare. L'arte e lo spettacolo sono sempre più importanti, e anche se molti dicono che con l'arte non si mangia. Ma lo dicono persone che hanno poco a che fare con la cultura e con l'arte, perché la cultura è sicuramente nutrimento per l'anima, ma è anche nutrimento per l'economia, no? La cultura, lo dimostrano tanti paesi in Italia e nel mondo, che riescono a fare movimento, turismo, riescono a fare vita e persone attraverso proprio questo grande investimento nella cultura. Quindi io credo che sia un commento piuttosto ignorante quello sulla cultura che non è nutrimento anche per l'economia. Da giurato a presidente del Giffoni Experience. Sì, buonasera, sono onorato di avere questa carica. E da giurato che sono stato dal 1980 al 1984, poi ho fatto parte dell'organizzazione e della struttura del Giffoni Film Festival. Dal 1996 al 1998 sono stato membro del consiglio di amministrazione e fino ad oggi ho avuto la carica di vicepresidente. Sono anche responsabile e amministratore unico della società di marketing del Giffoni Film Festival, che si chiama Giffoni Media Service, che si occupa del fundraising e degli sponsor del Giffoni Film Festival. Ha visto quindi crescere in effetti il Giffoni in tutta la sua storia. Qual è l'emozione? È una forte emozione perché da giurato ad oggi ritrovarsi presidente, veramente sono onorato di rappresentare questa carica e insieme a tutti gli altri membri del Consiglio di amministrazione siamo qui pronti a portare avanti tutto ciò che ha fatto Claudio in questi anni e per cercare sempre di rafforzare, migliorare e sostenere questa grande manifestazione. Quindi una svolta per il futuro e perché il Giffoni diventi sempre più importante. Noi stiamo lavorando tutti per far sì che si avveri questo sogno, che è la Giffoni Multimedia Valley, che insieme alle istituzioni stiamo facendo del tutto per far sì che questo sogno si avveri. Giffoni, un luogo centrale per i giovani è diventato ormai. Sì, Giffoni e i giovani sono un'unica cosa. Noi quest'anno festeggiamo il 43esimo compleanno e quindi per noi è un motivo di grande orgoglio per la città ospitare questa grande manifestazione che oramai svolge 250 giornate di attività. Ci sono 10 giorni più importanti dal 19 al 28 luglio e aspettiamo tante persone perché ci saranno tanti ospiti, ci saranno 18 location dedicate alle famiglie, ai giovani, a tutti coloro i quali sceglieranno di percorrere questa esperienza straordinaria del Giffoni Experience. Qual è la risposta della cittadina nel momento in cui arriva il Giffoni Experience? Ma la risposta della cittadina è sempre straordinaria. Io devo ringraziare i protagonisti veri, che sono le famiglie che ospitano questi 3.300 giurati che vengono da 60 paesi di tutto il mondo. E Giffoni, come sempre, si caratterizza per questa grande unicità.
quella di ospitare questi ragazzi e di poter accogliere al meglio gli ospiti, i turisti, e quindi siamo pronti, come tutti gli anni, ad ospitare questo grande evento.